C'è un mondo invisibile intorno a noi che i nostri occhi non sono in grado di vedere. Se riuscissimo a vedere tutti gli animaletti che abbiamo addosso, che si annidano in cucina, nel letto, in bagno, negli abiti o nel cibo, ovunque, ci spaventeremmo. Sono migliaia, milioni di microscopici esseri viventi che vivono e si moltiplicano a nostra insaputa. Alcuni sono dei coinquilini pacifici, altri invece sono dei portatori di infezione. Lorenzo Pinna, assieme a Matteo Mertone, ha seguito una cacciatrice di batteri, uno strano safari nel corso del quale sono state catturate molte prede che poi sono state esaminate al microscopio. È un universo sorprendente, parallelo al nostro, non solo invisibile, ma praticamente indistruttibile, dal quale comunque ci si può difendere. Per esempio, lavandosi le mani. Ma voi sapete veramente come ci si deve lavare le mani? Quando pensiamo alla natura, ci vengono in mente gli occhi tristi e malinconici del panda, il simbolo degli animali che rischiano l'estinzione a causa dell'espandersi delle attività umane. Tuttavia, gran parte degli esseri viventi si trova benissimo insieme a noi e non ha la minima intenzione di estinguersi. Ma non ce ne accorgiamo. Per una ragione semplicissima, sono invisibili. Avrete capito, stiamo parlando dei microorganismi, cioè batteri, virus, funghi microscopici. In genere vengono considerati sinonimo di sporcizie e malattie. In certi casi è vero, in molti altri no. Tenteremo di chiarirlo nel corso di questo servizio. Armati di tamponcini e provette, siamo partiti per uno straordinario safari alla ricerca di questa fauna invisibile che ci fa compagnia tutti i giorni, in ogni luogo. Non siamo andati, a dire la verità, molto lontani. Ecco la nostra intrepida cacciatrice sull'autobus numero 363. Destinazione Stazione Termini a Roma. Ed ecco la cattura su una maniglia di sostegno, toccata non si sa da quante persone, di un nugolo di batteri che in seguito identificheremo, conteremo e vi mostreremo nel loro sorprendente aspetto. Chiusi nella provetta non possono più scappare. Ah, stavamo per dimenticarlo. Sarà meglio scrivere sull'etichetta dove li abbiamo catturati e metterli in un contenitore refrigerato per evitare che si riproducano in eccesso. Nuovo terreno di caccia. Il bagno di un bar della capitale. Interrogativo inquietante. In quali condizioni igieniche si troverà? La nostra intrepida cacciatrice affronta anche questa rischiosa situazione e cattura col solito tamponcino qualche centinaio di batteri dal water. Missione compiuta. Le prede sono adesso al sicuro dentro la provetta. Nuovo obiettivo, un asilo. Ecco i pargoli scatenati nei loro giochi quotidiani. Come stiamo a pulizia delle manine? Fate vedere. Molto bene, sembrano pulite. Queste un po' meno. Ai ai, quest'altre hanno qualche ombra. La nostra cacciatrice non si lascia sfuggire le prede che credono di potersi nascondere nell'invisibilità. Beccati! Il tamponcino colpisce ancora. E via dentro la provetta. Al sicuro, da dove non potranno più scappare. Eccoci in un self-service. Sul vassoio abbiamo un piatto di farfalle alla marinara, zucchine marinate, prosciutto e mozzarella, l'acqua minerale, bicchiere, posate, tovagliolo e... qualche altro ospite? Lo sapremo presto. Il tamponcino entra di nuovo in azione. L'urlo del bicchiere, ad esempio. E questa volta spariamo anche un secondo colpo. Un tamponcino anche sul piatto. Questo invece è un vero e proprio agguato. Siamo all'uscita dei bagni di un autogrill. Si sarà lavato le mani questo signore che sta uscendo? Lo scopriremo presto. Chissà che scusa avrà inventato la nostra cacciatrice per convincere quel distinto signore a farsi saggiare le mani con il tamponcino. Comunque, anche questa è fatta. Ultima battuta di caccia, a casa di un'ignara amica della cacciatrice. In un attimo avviene la cattura. Sul pavimento. E adesso che ci facciamo con tutte queste provette etichettate e i batteri intrappolati? Prossima destinazione, l'Istituto Superiore di Sanità. Il direttore del laboratorio di microbiologia,
il professor Antonio Cassone si è gentilmente offerto di aiutarci in questa nostra ricerca per poi spiegarci alcune cose su questi nostri invisibili compagni. Per poter vedere le prede che abbiamo catturato con il tamponcino, dobbiamo farle moltiplicare. Come? Spargendole su naturali terreni di coltura per la crescita dei microorganismi, che con tanto cibo a disposizione si moltiplicheranno rapidamente, raggiungendo un numero così elevato da costituire una colonia visibile ad occhio nudo. Cominciamo dalle maniglie dell'autobus, il 363, se non ricordiamo male. Si vede benissimo che ci sono un certo numero di colonie batteriche di diversa natura. È quello che ci si aspetta da un ambiente tipo quello dell'autobus o da altri ambienti frequentati. Non è un numero eccessivo, è un numero che ci si aspetta. Poi vediamo questa piastra che invece è stata seminata su un materiale raccolto da un bagno. Vedete, sono molto non più numerose le colonie. Ci sono diversi tipi di batteri e diversi tipi di microrganismi su questa piastra e anche qui ci si aspetta questo. Un'altra piastra è stata seminata con materiale preso da bambini, dalle mani dei bambini dell'asilo. In questo caso sono un numero abbastanza piccolo di batteri, ci si aspettava di più, quindi io mi devo congratulare con i bambini o con chi li cura, perché sono evidentemente molto puliti, oppure devo rimproverare chi ha fatto il prelievo, perché sono uscite relativamente poche colonie rispetto a quello che ci aspettavamo. Bene, abbiamo anche prelievi dalle mani di un signore che ha frequentato un bagno, pochi batteri, è una pulizia piuttosto notevole. Devo ancora dire che è più notevole quello che è successo in ristorante, non è cresciuto nulla. Anche qui si deve dare lode alla pulizia di questo ristorante o forse rimproverare qualcuno che ha fatto il prelievo non in maniera particolarmente accurata. E poi infine il pavimento di una casa su cui ci si aspetta di trovare diversi tipi di batteri e forse anche alcune colonie sono contaminate e presentano spore fungine. È un pavimento comunque pulito. Il numero di colonie fungine o batteriche è molto modesto. Esiste un mondo di batteri di infinito numero, si può dire, e la stragrande maggioranza di essi hanno una funzione utile oppure sono semplicemente neutri per l'uomo e per gli animali. Sono molto molto pochi i batteri che causano malattia nell'uomo o negli animali. Nell'ambiente in genere ci sono batteri normali, normali colonizzatori, e sul corpo degli animali e degli uomini ci sono molti tipi di batteri che sono normali colonizzatori. Hanno forse un ruolo benefico, anzi senza forse ce l'hanno questo ruolo benefico e non bisogna aver paura di essi. La nostra avventura finisce qui. Il safari nell'invisibile ci ha comunque insegnato una piccola lezione. I batteri in genere non sono pericolosi, anche se non bisogna esagerare con la quantità. Perciò è meglio lavarsi le mani in certe occasioni, prima di mangiare o uscendo dal bagno. Un sondaggio ha scoperto che un italiano su tre non lo fa. Ah, a proposito, per lavarsi a fondo le mani bisogna insaponarle molto bene e risciacquarle almeno per 15 secondi.